13 agosto 1961. Sono le prime ore di una domenica mattina quando, su ordine delle autorità della Germania comunista, iniziano a venire stesi reticolati di filo spinato sulla linea di confine fra Berlino Est e Berlino Ovest. Nei giorni successivi, il filo spinato viene sostituito da un muro costruito da lavoratori edili di Berlino Est sotto la stretta sorveglianza dei FOPOS, della Repubblica Democratica Tedesca. In serata, il borgomastro Willy Brandt dichiara al Parlamento di Berlino. L'amministrazione dell'End di Berlino denuncia davanti a tutto il mondo le misure illegali e inumane di chi divide la Germania, opprime Berlino Est e minaccia Berlino Ovest.